sa. Poco tempo fa ho postato sul mio Instagram, trovate sotto il link, la fotografia di una pizza, cioè di una fetta di pizza che più o meno era mezza tavola, però era la pizza fatta in casa. Questa fotografia ha ricevuto un sacco di like e un sacco di commenti, anche di persone che mi chiedevano la ricetta della mia pizza fatta in casa, che poi è quella che fa mia mamma, a dirvi la verità. E quindi ho pensato di fare la video ricetta anche della semplicissima pizza fatta in casa, come la facciamo qui a casa mia. Fatemi sapere nei commenti come fate voi la pizza a casa, soprattutto quali ingredienti utilizzate per le farciture. Se vi piace la ricetta lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, soprattutto cliccate la campanellina così riceverete la notifica ogni qualvolta carico un video. Vi aspetto su Instagram, tutti i giorni trovate lì fotografie dal mio mondo, dal mio piccolo mondo goloso. Vi aspetto anche su Facebook e sul blog, dove naturalmente trovate tutta la lista degli ingredienti per ogni ricetta che realizzo, che trovate qui su YouTube, e la descrizione con tutto il procedimento. Un bacione e alla prossima! Come prima cosa sciolgo il lievito in mezzo bicchiere di acqua tiepida. Metto la farina in una terrina molto ampia e alta, perché poi l'impasto naturalmente dovrà lievitare. Faccio un buco al centro della farina e verso l'acqua con il lievito sciolto. Aggiungo lo zucchero sopra il lievito e il sale invece lo distribuisco sui lati perché non venga in contatto diretto con il lievito. E comincio a mescolare con un cucchiaio di legno. Aggiungo mano a mano l'acqua finché tutta la farina sarà ben bagnata e impastata e continuo a lavorare con le mani. A me piace lasciare l'impasto non troppo secco, ma leggermente appiccicaticcio. Aggiungerò poi semmai farina durante la seconda lavorazione. Vado avanti a impastare una decina di minuti e poi copro la ciotola con la pellicola trasparente. Ricordatevi però, non fate come ho fatto io, di spennellare leggermente l'impasto con dell'olio, così quando poi andrete a levare la pellicola l'impasto non sarà tutto appiccicato alla pellicola. Lascio lievitare in un posto asciutto e caldo, come per esempio il forno spento ma con la lucina accesa, per quanto, diciamo, il più a lungo possibile. Io di solito faccio l'impasto la mattina per preparare la pizza poi la sera. Una volta lievitato tolgo la pellicola, come vedete la mia è appiccicata, ma questo non succederà se spennellerete la pasta con dell'olio. Aggiungo a questo punto un generoso cucchiaio d'olio all'impasto e continuo a lavorare per qualche minuto, aggiungendo all'occorrenza un cucchiaio di farina se la consistenza dovesse essere ancora troppo molle. Ungo la teglia da forno con dell'altro olio e stendo sopra l'impasto. Io lo faccio semplicemente con le mani, senza usare il mattarello, ma semplicemente stendendo appunto la pasta con le dita. Ora non resta che farcire. Io ho utilizzato dei pelati fatti in casa da mia zia, e queste sono fortune, quindi come prima cosa distribuisco il sugo, la salsa che c'è all'interno del barattolo, e poi schiaccio un paio di pelati con la forchetta e li distribuisco sulla pizza. Metto la mozzarella, io preferisco mettere la mozzarella subito perché detesto quando la mozzarella rimane bianca color latte, la preferisco più dorata, però se lo preferite potete mettere la pizza in forno solo condita con il pomodoro, sale e olio e unire la mozzarella solo 10 minuti prima della fine della cottura. Il bello della pizza fatta in casa è che ognuno la fa come gli pare. Aggiungo anche le olive e un po' di origano, ma non nella mia parte perché a me l'origano non piace. In forno a 250 gradi per circa 40-45 minuti e 5 minuti prima della fine della cottura aggiungo anche il prosciutto e lo speck. In the kitchen I was born.